La sosta si paga con il telefonino. Il Comune e Metro presentano le app che permettono di pagare e prolungare la sosta senza utilizzare il parcometro. Al via i lavori sul Ponte Nuovo a Castelnuovo, la strada rimarrà chiusa per un mese per consentire la realizzazione della nuova passerella pedonale. Ecco gli eventi dell'estate, presentato il calendario degli avvenimenti estivi a Viareggio. L'antico granaio al Museo Atena, quasi completato il restauro della struttura in legno rinvenuta al Frizzone che sarà esposta a Capanne. Lo sport, Fanucchi Lucchese fumata grigia, l'esperto fantasista potrebbe rimanere in rosso-nero, ma solo tra qualche giorno sarà sciolta la riserva. Twirling Lucca da sogno, doppio titolo tricolore per la giovane società lucchese diretta da Ilaria Beruccelli, Cristina Petrisor, campionessa italiana individuale e a coppie con Irene Del Frate. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In apertura parliamo di parcheggi, di sosta. A Lucca sono state annunciate novità, si potrà pagare e gestire l'orario del parcheggio con il telefonino. Vediamo. Anche a Lucca da oggi è possibile pagare con lo smartphone i parcheggi delle strisce blu, grazie a due app dedicate, presentate in comune dall'assessore alla mobilità Celestino Marchini, i vertici della società Metro che gestisce parcheggi a pagamento e le due società informatiche che hanno sviluppato le applicazioni. Le app, scaricabili per Android, Windows Phone e iOS, sono Sosta Facile e Fonzi. Dopo essersi registrati alla piattaforma, sarà possibile pagare la sosta dei veicoli tramite carta di credito o PayPal, inserendo l'orario di fine sosta nell'apposita schermata. Gli ausiliari del traffico avranno la possibilità, tramite il tablet in dotazione, di scansionare la targa del veicolo per verificare l'effettivo pagamento. In questo modo sarà anche possibile pagare a distanza l'eventuale sosta aggiuntiva, senza bisogno di dover andare a cambiare il biglietto da esporre sul cruscotto. Una facilitazione non da poco per gli utenti dei parcheggi a pagamento, che potranno così evitare le odiose multe per la sosta oltre l'orario pagato. La cronaca. Questa mattina i carabinieri e la Guardia di Finanza hanno eseguito 20 arresti in varie province della Toscana a seguito di un'inchiesta su un traffico internazionale di stupefacenti. Le indagini erano partite dall'uccisione di Giuseppe Raucci, trovato morto nel bagagliaio di un'auto il 10 dicembre scorso a Ginestra Fiorentina. Raucci era un broker residente nella nostra provincia, a Camaiore, e sarebbe stato ucciso per un affare finito male. Incaricato di acquistare a Roma 3 kg di cocaina per un valore di 35.000 euro, sarebbe stato truffato. Al posto dello stupefacente gli sarebbe stato venduto dello zucchero. Da qui è partito l'ordine, sarebbe partito l'ordine dell'organizzazione criminale per ucciderlo. Ci spostiamo adesso in Garfagnana, a Castelnuovo, per il via ai lavori sul Ponte Nuovo. La strada sul Ponte Nuovo a Castelnuovo Garfagnana rimarrà chiusa per un mese per consentire i lavori di posizionamento della passerella pedonale. L'annuncio della chiusura però ha suscitato qualche disappunto. La Confcommercio lamenta di non essere stata informata per tempo e alcuni commercianti sono preoccupati per gli effetti che potrebbe avere la chiusura della strada sulle vendite. Su una cosa però sono tutti d'accordo: l'intervento deve essere fatto, soprattutto per garantire la sicurezza dei pedoni. Il ponte rimarrà totalmente chiuso da lunedì 13 giugno a giovedì 14 luglio. L'amministrazione comunale, in collaborazione con la provincia, sta attuando tutte le misure necessarie per garantire il minor disagio possibile a tutti. La comunicazione della chiusura del ponte sarà pubblicizzata sulla nostra emittente anche con uno spot, con l'obiettivo di informare la popolazione interessata. Ancora la cronaca da Viareggio. La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a 12 anni e 4 mesi per omicidio volontario a carico di Andrea Marras, il giovane all'epoca dei fatti minorenne, ora maggiorenne, condannato per la morte di Emanuele Iacconi in seguito all'aggressione avvenuta la notte di Halloween in via Coppino a Darsena.
I difensori di Marras avevano chiesto uno sconto di pena che è stato però respinto ed il ragazzo è rimasto quindi nella comunità in Emilia-Romagna dove si trova ormai da tempo. Torniamo a Lucca, dopo 10 anni lascia l'incarico di presidente della Fondazione Banca del Monte Alberto Del Carlo. Vediamo. Dopo 10 anni, 2 mandati consecutivi, il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Alberto Del Carlo, si accinge a lasciare il vertice della Fondazione Lucchese e lo fa in un momento abbastanza delicato sia per la Fondazione che per la banca, il cui socio di maggioranza è Carige, che detiene il 60% delle quote. Il restante 40% è diviso equamente tra le due fondazioni lucchesi, Banca del Monte e Cassa del Risparmio. Nei giorni scorsi, proprio alla presentazione del bilancio della Fondazione Cari Lucca, il presidente Arturo Lattanzi aveva avanzato l'ipotesi di cessione delle proprie quote a Carige, che avrebbe potuto così ottenere più del 70%, avendo campo libero per inglobare la banca. Ipotesi sempre avversata da Del Carlo, che anche a fine mandato ha inteso ribadire con forza l'importanza per la banca di restare radicata sul territorio. Sì, sono un patrimonio inestimabile, io credo che la banca debba rimanere a Lucca, debba rimanere autonoma e debba magari funzionare magari meglio, quindi ci vuole una gestione magari più dinamica, ci vuole un rapporto col socio di maggioranza più intenso, una discussione chiara, trasparente, però è interesse sia del socio di maggioranza di Genova sia dei soci di minoranza lucchesi, interesse di far fruttare questa banca. L'intervista a Del Carlo è stata fatta a margine della presentazione di una borsa di studio per la medicina sportiva. Ancora Luigi Casentini. Grazie alla borsa di studio messa a disposizione dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e destinata alla medicina dello sport dell'AS2, sono in corso e stanno prendendo forma, con alcuni risultati già incoraggianti e significativi, 2 importanti progetti. Lo screening ecocardiografico su soggetti giovani che si sottopongono per la prima volta a visita di idoneità agonistica e l'applicazione in ambito terapeutico delle onde d'urto extracorporee. Questo permette nella nostra città di essere all'avanguardia, di dare una tutela sanitaria maggiore a questi ragazzi, perché riusciamo a fare, oltre alle visite previste dai decreti di legge, anche un esame particolare che andrebbe fatto almeno una volta della vita e che ci permette di evidenziare delle piccole anomalie, piccoli difetti a livello cardiaco che non sarebbero evidenziabili in altro modo. Inoltre, con lo stesso finanziamento portiamo avanti anche uno studio sulla terapia con le onde d'urto, che è praticamente il fiore all'occhiello della nostra struttura. Purtroppo la struttura pubblica, adesso le risorse come tutti sappiamo sono limitate, questi contributi che vengono dall'esterno ci permettono a noi di portare avanti dei progetti e di valorizzare anche la nostra professionalità. Una notizia riguardante le elezioni ad Altopascio. Il candidato a sindaco Francesco Fagni ha annunciato che non farà apparentamenti con altre liste in vista del turno di ballottaggio del prossimo 19 giugno. La questione dei lavoratori al cimitero di Sant'Anna che non vengono pagati da 2 mesi, su questa vicenda ha preso posizione anche Gesam. Sentiamo. La Gesam ha assunto tutte le iniziative consentite dalla legge per tutelare i lavoratori del cimitero di Sant'Anna che da 2 mesi non ricevono lo stipendio dalla ditta appaltatrice. Lo ha spiegato la stessa Gesam, rispondendo così alle accuse di inerzia che erano state lanciate dal sindacato su questa vicenda. La Gesam, io ricordo che anche il sindacato che si è subito attivata, appena abbiamo saputo delle problematiche, si è subito attivata innanzitutto concedendo come richiesta al sindacato un primo incontro presso i nostri uffici. Successivamente abbiamo noi proposto un incontro anche con le rappresentanti legali dell'azienda, con i nostri legali e con i sindacati, per cercare di risolvere un problema, per arrivare alla soluzione definitiva che sia la più positiva per tutti. Dopo aver ricevuto dall'INPS la comunicazione che c'erano gravi irregolarità da parte della ditta appaltatrice, la Gesam ha inoltre sospeso i pagamenti alla ditta nel rispetto delle leggi sui lavori pubblici e anche per evitare che i soldi versati potessero essere utilizzati per altri scopi invece che per il pagamento dei lavoratori.
è stato comunque con i nostri legali a questo punto, anche dopo aver esaminato la documentazione, è stato iniziato un procedimento di rescissione del contratto. E comunque alla fine quello che vuole l'azienda è di dare soddisfazione, andare incontro alle esigenze degli operai, perché giustamente senza distribuzione diciamo, non siamo neppure d'accordo, però con i limiti che la legge sui lavori pubblici e il codice degli appalti ci impone. In occasione della visita del Premier Matteo Renzi a Lucca, il collettivo Torpedo ha annunciato una manifestazione di protesta venerdì 10 giugno alle 15 in piazza San Michele contro disoccupazione e precarietà. Si legge in un comunicato del collettivo: scendiamo in piazza tutti insieme contro il governo che ci ruba il futuro. Ci spostiamo in Versilia, dove è stato presentato il calendario degli eventi estivi a Viareggio. Sport, musica e cultura. Viareggio finalmente ha di nuovo un vero calendario estivo degli eventi. Si parte l'11 giugno con il White Party in Piazza Mazzini, il 18 giugno l'attesissima Notte Bianca della Passeggiata, che il 14 luglio tornerà anche nella Pineta di Ponente. Protagonista anche il centro cittadino, con una festa latina a luglio e una in bianco a metà agosto. Ricco il programma per gli sportivi: la Viareggio Football Cup a giugno, i campionati italiani di beach soccer e gli assoluti di beach tennis a Torre del Lago, oltre alla ritrovata corsa ciclistica ferragostana Firenze Mare, che riabbraccia Piazza Mazzini. Per i grandi eventi, al Teatro Puccini, oltre alla stagione lirica, i concerti di Gigi D'Alessio, la Notre Dame de Paris di Cocciante ed Ezio Boss. Tra le novità, il cinema all'aperto in spiaggia e quello a Palazzo delle Muse, e un'edizione che si annuncia promettente del premio letterario Viareggio Repaci. Quest'anno, oltre ai premi tradizionali, quelli letteratura, poesia e saggistica, verrà premiato anche la graphic novel, questo nuovo genere, nuovo, insomma ormai sono anni, però non è mai praticamente entrato nei premi. E infine stiamo lavorando anche all'idea che possa tornare Roberto Saviano, che 10 anni fa con Gomorra vinse l'opera prima del premio Viareggio Repaci. Parte della tassa di soggiorno, annunciato l'assessore al turismo Walter Alberici, sarà destinata alla promozione degli eventi stessi. Entusiasti gli albergatori. Beh, le previsioni possono cominciare ad essere finalmente incoraggianti. Come sempre fare previsioni è difficile, perché il turista prenota col last minute, però abbiamo visto anche che per questo ponte passato, nonostante il tempo non ci abbia aiutato, le presenze sono state numerose. 10 anni fa, durante gli scavi per la realizzazione del casello autostradale a Frizzone, venne alla luce un reperto archeologico molto interessante, i cui lavori di restauro sono adesso in fase di completamento, e questo reperto verrà prossimamente esposto al Museo Atena di Capanno. Rivediamo il servizio. Sono stati presentati al Museo Atena di Capannori i lavori di restauro dell'antico granaio in legno rinvenuto 10 anni fa durante gli scavi per la realizzazione del casello autostradale del Frizzone. All'incontro hanno partecipato tra gli altri Giulio Ciampoltrini della Sovrintendenza ai Beni Archeologici, l'assessore alla cultura del comune di Capannori Serena Frediani e Maido Castiglioni, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio. I lavori di restauro della struttura al Frizzone sono quasi ultimati, ma il granaio è riprodotto con questo modellino già visibile al museo. Si tratta di una struttura parzialmente interrata, risalente al II secolo a.C. e realizzata con ogni probabilità dalla popolazione ligure presente nella piana. Su un lato è rimasta conservata una piccola gradinata, sempre in legno. L'intero reperto sarà collocato al Museo Atena, dove sarà realizzato un apposito spazio espositivo di circa 60 metri quadrati. I lavori partiranno il 20 giugno. Sono imminenti i lavori qui al museo per allestire questa sala, per ospitare questo edificio di legno, e dopodiché inizierà il lavoro di musealizzazione e valorizzazione di questo reperto unico nel panorama, penso, nazionale, senz'altro, forse anche oltre, e per il quale il termine di eccezionalità è talvolta abusato, oggi senz'altro invece appropriato. La Fondazione Cassa di Risparmio sostiene economicamente il costo dei lavori di restauro del granaio in legno. E la Fondazione ha ritenuto questo progetto veramente di valore
eccezionale. D'altra parte la Fondazione doveva in qualche maniera partecipare a questa iniziativa perché con le difficoltà che ci sono nel nostro Paese nel sostenere la cultura, le fondazioni di origine bancaria devono in qualche maniera produrre questi risultati. L'archeologo Ciampoltrini ha sottolineato la necessità di realizzare una grande campagna informativa per far conoscere anche fuori dai nostri territori l'esistenza di questo reperto, davvero unico nel suo genere anche perché ben conservato. Due appuntamenti per domani, prima di chiudere, domani pomeriggio alle 18 all'Agorà di Lucca è in programma un incontro dedicato all'attore Alberto Sordi nel 35esimo anniversario del film Il Marchese del Grillo, le cui riprese vennero effettuate a Palazzo Fanner a Lucca. Domani sera alle 21 nella ex chiesa di San Nicolao, sempre a Lucca, va in scena lo spettacolo Ma dove comincia il mondo? Evento finale del progetto lucchese sui percorsi post-scolastici per studenti con disabilità. Al progetto hanno preso parte 9 giovani insieme alle loro famiglie. La performance è aperta a tutti e l'ingresso è libero. È tutto per questa prima parte del TG, adesso c'è la pubblicità e subito dopo lo sport.